Regia, qui è regia. Ecco a voi. Fai regia, non sia la gente. La donna è così, è molto di più di una donna qualsiasi. Padova nel 1230. La chiesa lo canonizzò sempre. E parte il 700. Perché? Perché la campana, che era stata in silenzio recitando intimamente il rosario, facevano tutto il tragitto da Nurri fin qui alla chiesetta. Arrivati all'ingresso. Sì. Dunque, se ci cito. Voi venendo medano a questa festa, quasi tutti gli anni. Ascolti, che differenza passa tra la festa di oggi e la festa di ieri? E lei che sta venendo sempre appunto tutti gli anni, con quale spirito? Avvicini il microfono, anzitutto sì. Lo spirito che sento io, spirito di religione, anzitutto. Poi ho conosciuto la festa di Sant'Antonio, è una festa tradizionale, una festa che si faceva, anzi nei primi tempi era chiamata la festa dei pastori. La festa dei pastori, questa veniva perché la gente era libera in questo periodo, veniva a fare la festa. Io quando l'ho conosciuta, certi anni c'erano anche oltre 100 cavalli. Prima le macchine non esistevano, si veniva a cavallo, si portava la donna alle groppe, al cavallo, ed era una festicciola che era sentitissima. Più di oggi era sentita. Più di oggi, questo guarda, più di oggi. Oggi magari i tempi sono cambiati, la gente viene in macchina, non si ferma più a fare la festa perché prima si dormiva qui, si trascorrevano due notti in festa, ballando, cantando, c'erano anche dei forestieri che facevano parte alla festa. Oggi invece vengono, fanno la messa e se ne vanno. La festa, oddio, i giovani la vedono così. Noi, per noi anziani era migliore nei tempi passati. Mi hanno raccontato, e l'ho detto anche un momento fa, che questi sassi che costruiscono puntume, fanno parte del muricciolo, che venivano portati sulla testa dalle donne per sciogliere un voto. Poi venivano posati. La novena. Venivano e portavano un sasso sulla testa. Partivano dal paese col sasso in testa. Venivano, ascoltavano, facevano l'orazione e rientravano. All'indomani un altro sasso. Le donne. E poi dice, arrivato qui al cortile della chiesa, deponevano il sasso e poi in ginocchio venivano fino qui alla chiesa. Era un voto per sciogliere un voto. E tanta intervista se me. Intervista più. Vieni un po', ascolta, c'è stato un periodo in cui la festa di Sant'Antonio non si... Ascolta Santina, per quanto riguarda la festa religiosa, ho sentito anche da bambini che hanno appunto la devozione non manca. Per quanto riguarda invece la festa civile, cosa manca secondo te? Anche per quanto riguarda l'infrastruttura qui della chiesa? Manca la collaborazione da parte di tutti noi cittadini. Ecco. Poi il piazzale logicamente qui si sarebbe dovuto pensare anche ad aggiustarlo meglio, ma non è una cosa semplice, dobbiamo collaborare tutti quanti. Anche il Lollasa per esempio. Ecco, il Lollasa sì, non ci sono tra l'altro degli alberi e non è detto che ci si debba rifugiare sempre sotto una sola tenda, che tra l'altro fa parte solo di Sudurronaio, ecco. Vedo l'Issa Carrera, quando eravamo bambini, almeno quando ero bambino io, era un'attesa allo sparo della Issa Carrera. Oggi i bambini credi che abbiano esigenze superiori a questa carriera? Ma non esigenze superiori, forse non conoscono neanche, perché
E a volte alcuni bambini hanno detto che all'ora dell'elevazione si sono spaventati, non sono più abituati, mentre noi prima correvamo dietro a Ziuvidiu ed eravamo talmente abituati ed era una grande festa quando sentivamo questo guetto sui fuochi d'artificio. Era un qualche cosa di diverso. Sì, adesso sono abituati ad un ritmo, e anche nelle loro famiglie, un ritmo diverso, insomma, questo guetto sono fatto assolutamente. Io credo poi che i bambini, almeno io sto a Cagliari, ma credo comunque che i bambini abbiano bisogno di una festa rurale perché possono essere a contatto della natura, non solo con ciò che è sacro, ma anche con la natura. Cosa ne pensi? Ah, io sono pienamente d'accordo, anzi sono la prima che porto i bambini, accompagno i bambini spesso fuori, proprio perché si stia il maggior numero, insomma, il possibile, possibile fuori, sì, solo che abbiamo pochissimo spazio dove portarli, essere tranquilli, dove possano giocare, non ci sono giardini come al solito. L'altro giorno, così per caso, siamo andati a visitare Villa Felicita, che adesso è diventato un bosco naturale, e di quella Villa Felicita di un tempo non c'è più nulla, insomma. Certo, sono stati contenti perché non sapevano i bambini di questa esistenza, di questa piccola oasi che c'era a Nurri un tempo e che adesso l'hanno chiamata loro Villa Triste, non più Villa Felicita. Paesane, ne parlate a scuola? Sì, noi senz'altro ne parliamo e tutti quanti sono entusiasti, però parlare sì, si parla, anzi diciamo che prepariamo anche delle interviste da fare ai nonni, alle usanze, a queste feste che tanti anni fa erano solite fare in campagna. D'altronde si devono tralasciare queste tradizioni che sono molto belle e tra l'altro dovremmo anche incrementarle perché non resta altro in paese. Per quanto riguarda poi i forestieri, anche i forestieri nurresi, secondo quanto hai potuto constatare, santo, comunque si nota nei fedeli un certo senso di devozione, gente venuta qui a piedi, moltissimi, quindi una vera testimonianza verso Sant'Antonio. I cereos sono bellissimi, color d'oro, evidentemente sono stati ben preparati, le croncine che adornano, ecco il santo dal visino delicato che tiene il bambinello stretto, il simbolo della purezza nella mano destra, il giglio. Sul piedistallo una corona di rose fresche, il nostro parroco che certamente è soddisfatto della pietà dei suoi fedeli. Segue orante la processione. Adesso la processione certamente farà il giro intorno alla chiesetta e può rientrare. Adesso compito di chi porta su giro sarà quello di vigilare perché l'accensione sia regolare. È che ogni tanto con un cucchiaio si tolga dal suggereo la cera che è sovrabbondante, altrimenti potrebbe colare e guastare tutto l'ornamento del suggereo stesso. Certo che tempi passati la popolazione che assisteva appunto alla messa era più molto più numerosa, ma oggi dobbiamo pensare che mancano da Nurri. Per un anno in una delle famiglie del casato obbligato al voto. È riparatosi il consumo che portano il nome di Antonio, ma voglio leggere qualcuno proprio per ricordare il cognome, più che altro. Antonio Buerru. Antonio Casula. Questo deve essere figlio di quel Casula, Antioco Casula, che lasciò i propri beni ai frati gesuiti. Antonio Arroleda. Antonio Farris. E tanti, Antonio Portas e tanti altri. Nuovamente stanno passando i gruppi folcloristici, il primo di Nurecci, come abbiamo detto, sono dei giovani e delle giovanette abbastanza belline, composte, serie, prese della loro eleganza, dal loro senso di folklore che stanno portando. Il gruppo ancora passa Orroli, i nostri quasi concittadini, con
costume abbastanza uguale e simile al nostro. Poi infine Barumine nuovamente con il loro stendardo bellissimo, e non può essere diversamente essendo Barumine salito agli onori appunto dell'archeologia, del folklore. Le ragazze sono ben adornate di ciondoli d'oro, ed infine ecco Seui. Stavamo dicendo che Seui è il rappresentante della Barbagia. Hanno il bellissimo fazzoletto in testa quadrato o rettangolare, sì, quadrato, come abbiamo detto, rosso bordato in azzurro, recante un bellissimo ciondolo d'argento, forse per tenerlo appunto stretto. E infine Nurri con la caratteristica figura del nostro Kinekus. Ecco poi la banda che gli eredi di Sirico, Raffaele Obrieri, dei festeggiamenti di Sant'Antonio, hanno dato un contributo alla banda musicale Città dei Nurri in memoria del loro caro estinto. Infine ecco lo stendardo della processione, alcune bambine che vogliono farsi vedere in televisione. Ecco infine una marea di gente che accompagnano alla chiesa il santo, che non ha più la nicchia, però è sempre il santo dei nurresi, santo amato, stimato, venerato da tutte le generazioni, sempre col rinnovato fervore e fede. Molti sono andati alla festa, molti lo accompagneranno adesso fino alla propria alla chiesa parrocchiale. E lì il santo sosterrà ancora, ecco, la bellissima figura di Sant'Antonio, il bambinello grazioso, cante suppoggiante sulla sinistra e sulla destra invece un giglio. Finalmente si risente ancora l'Ave Maria cantata in sardo. Finalmente si risente, appunto, dicevo, il rosario cantato alternativamente sia dagli uomini e sia dalle donne. Sarebbe bene che tutte queste cose, professioni di fede, non sparissero mai, non si estinguessero, perché estinguendosi significa non soltanto che muore il folklore, ma che forse muore anche un pochettino di fede, quella fede di cui i nostri figli avranno ancora bisogno e che noi stessi abbiamo bisogno. Visi sorridenti, composti, che seguono il santo anche se ormai per lontano. Tra i fedeli nurresi notiamo anche qualche forestiero. Sono bambini festanti che sgattaiolano tra le persone grandi. Ecco quanta gente, veramente una bella manifestazione. Una manifestazione, diceva, che si rinnova tutti gli anni. E sarebbe bene, a proposito, che noi nurresi sentissimo un pochettino di più queste feste, che fosse più